Ciao a tutti, bentornati sul canale YouTube di Easy Harp. Io sono Paolo De Monti, sono armonicista, nonché l'autore di Easy Harp, la tua scuola di armonica blues, online sul sito www.easyharp.it. Questo è il canale YouTube di Easy Harp, se non sei già iscritto ti invito a farlo. Oggi vi parlo di armoniche diatoniche in tonalità low. Allora, cosa sono le armoniche in tonalità low? Sono armoniche, in questo caso appunto diatoniche, accordate un'ottava sotto l'accordatura standard. Quindi, se un'armonica diatonica in tonalità di Do suona così, un'armonica in Do basso, low sta proprio per più bassa di un'ottava, suona così. Do normale, Do basso. Quindi, come vedete, si tratta di due armoniche diatoniche sempre a 10 fori. La disposizione delle note è esattamente la stessa, ci sono esattamente le stesse note negli stessi fori, ma ogni nota nella versione low è disponibile un'ottava sotto. Quindi, così come esistono le tonalità standard, insomma Do, Re, Mi, Fa, Si bemolle, in tutte le tonalità, bene o male nei tempi moderni le tonalità low vengono prodotte in tutte le tonalità. Chiaramente dipende un po' dai modelli. Io adesso sto utilizzando delle armoniche Seidel nella versione 1847, però diciamo anche altre marche forniscono tonalità low. Per esempio questo è un Do basso. Questo è un Re basso, questo è un Mi bemolle basso, ok? Quindi di ogni tonalità esiste la versione standard, questo è un Mi bemolle normale, standard, e questo è un Mi bemolle low. Sentite immediatamente che la versione low, oltre ad avere un suono più grave, proprio tutto accordato un'ottava sotto, ha un suono molto più grosso, proprio perché le frequenze basse hanno questa caratteristica. Le ance sono più pesanti e la vibrazione dell'ancia tende a proseguire maggiormente nel tempo. Quando vengono utilizzate le tonalità low? Beh, sicuramente la storia ce lo insegna. Sonny Boy Williamson, quando suonava Bye Bye Bird, usava armoniche intonate un'ottava sotto. Allora non esistevano tutte le tonalità low che sono disponibili oggi, però lui usava un'armonica in Do basso piuttosto che in Re basso. Questo perché magari lui, giustamente, facendo un'esecuzione da solista, dove utilizzava l'armonica sia nei suoi aspetti ritmici che melodici, alternandola con la propria voce, aveva bisogno di un'armonica che, insomma, desse maggior corpo al suono. Se provate a suonare un'armonica in tonalità low, la prima tonalità che vi suggerisco è comunque il Do basso, vi accorgete subito di come si tenda a suonare in modo molto più lento, molto più rilassato. E per far suonare bene queste armoniche bisogna anche avere una cavità orale ben allargata per far suonare bene queste frequenze. Quindi molto larghi. Assolutamente da sconsigliare. Se state stretti, sentite, l'armonica tende quasi a non suonare o comunque a suonare male. Allora, se il bending vi dà qualche problema su tonalità standard, beh, insomma, concentratevi sulle tonalità standard per quanto riguarda la tecnica del bending. Se invece avete già acquisito una buona padronanza di questa tecnica, chiaramente la stessa tecnica può essere applicata anche alle tonalità low, però chiaramente è molto più difficile piegare, o perlomeno, per esempio su un Do basso, questo è il terzo foro, va bene,
Andare a piegare di un tono pieno secondo foro aspirato di un'armonica in do basso è decisamente impegnativa. Però, diciamo, probabilmente non andrete a cercare queste soluzioni di bending e di note alterate, o non in modo così intensivo come su una tonalità standard, ma andrete a valorizzare... altre caratteristiche intriganti di queste armoniche. Come vi accennavo, la disposizione delle note è esattamente la stessa, quindi dal quarto al settimo foro avete sempre una scala naturale maggiore completa, estesa poi su un'ottava alta, e così. Così come nei primi sei fori, a parte il quinto, insomma, si piegano tutte le note aspirate, negli ultimi quattro, a parte il settimo, quindi 8, 9, 10. Si piegano le note soffiate. Quindi si tratta di un'armonica fondamentalmente accordata un'ottava sotto. Questo funziona, bisogna un po' adattarsi. I casi in cui vengono utilizzate, beh, ce ne sono diversi, sicuramente gli armonicisti professionisti fanno largo uso anche di tonalità low quando vogliono avere un suono molto corposo sia in acustico ma anche in elettrico. Vi faccio ancora due esempi di tonalità low molto intriganti e sono per esempio la tonalità di La standard. È già una tonalità abbastanza grave, no? Andiamo verso le armoniche gravi. Il La basso, sentite come suona, questo è un La naturale, un La standard, che viene per esempio utilizzato per suonare le imitazioni del treno. Questo La basso, low A. A parte il do basso, un'altra tonalità molto utilizzata, per esempio, è quella in fa basso, perché allora la tonalità di fa standard è, diciamo, a parte il fa diesis, che è ancora più acuto, e le tonalità eventualmente che vengono high, quindi un'ottava sopra, la tonalità di fa è quella, diciamo, più acuta tra le tonalità standard. Quindi le anci sono molto leggere, molto reattive, è un'armonica che ci porterebbe anche a suonare abbastanza in velocità. Però magari questo registro molto acuto può risultare non azzeccato per alcuni brani. Quindi spesso si usa utilizzare un'armonica in fa basso, quindi low F. Ci sono tanti casi in cui viene utilizzata l'armonica in fa basso in sostituzione della tonalità fa standard. Questo perché appunto ci troviamo in un registro grave, siamo un tono sotto la tonalità di sol, quindi non siamo ancora così low come dal do basso, per esempio, e quindi è un'armonica che viene parecchio utilizzata. Quindi tra le tonalità low è sicuramente quella più reattiva. Poi esistono tonalità low-low. Per esempio questa, sempre in tonalità di fa, è un'armonica molto particolare, prodotta sempre dalla Seidel, ok? Questa è una 1847 low tone bold body, ve l'avevo anche già fatta sentire e vedere in un precedente video. Come vedete è anche molto molto più cicciona rispetto a un'armonica standard. Ecco, questa è un fa normale, vedete com'è, insomma il fa, in questo caso low low, basso basso, cosa vuol dire? Questa è un'armonica in fa
standard. Questo è Fa basso, un'ottava sotto. Questo è Fa basso basso. Fa basso basso, quindi intonata addirittura due ottave sotto la tonalità standard di Fa. Sempre 10 fori, però sentite, adesso vi faccio sentire il suono della nota più grave nel primo foro soffiato. Sentite, somiglia quasi a un violoncello. È un'armonica, insomma, dal suono decisamente intrigante. Andate, l'ho utilizzata per registrare un pezzo che vi linko qui sopra. Sentite il suono di questa armonica. Allora, low low F, quindi Fa basso basso, se non erro esiste ancora un'armonica un po' più bassa, cioè low low cioè Mi basso basso, intonata mezzo tono sotto, però diciamo siamo lì. Quindi questa la possiamo considerare pure una, forse a parte il Mi basso basso, l'armonica diatonica più grave come intonazione. Non è un'armonica facile da suonare all'inizio, però se vi appassionate di tonalità low, probabilmente vi potrà interessare anche avere una low low F. Beh, come avete capito, il mondo dell'armonica diatonica è veramente un mondo particolare, molto a sé e con tantissime sfaccettature. Quindi se, insomma, non siete proprio all'inizio, avete già imparato a suonare una tonalità standard, fare i bending, insomma, magari avete già approcciato e utilizzato la tecnica del tone blocking, insomma, a un certo punto vi verrà la curiosità. Ebbene, partite dal Do basso, la prima che vi consiglio, aggiungete un Fa basso e poi a necessità andate a scoprire eventualmente anche altre tonalità. Bene, questo era il video di oggi, spero che vi sia piaciuto, che vi sia utile. Se è così stato, magari lasciate il vostro like. Se non sei già iscritto al canale YouTube di Easy Harp, ti rinnovo l'invito a farlo. Iscriviti ora e clicca anche sulla campanellina per ricevere aggiornamenti quando pubblicherò un nuovo video. E ti ricordo che puoi seguire Easy Harp anche su Facebook, Instagram, il canale Telegram di Easy Harp. E soprattutto, se non l'hai già fatto, ti invito a visitare Easy Harp 2.0. La tua scuola di armonica blues online sul sito www.easyharp.it, dove trovi una vera e propria scuola di armonica blues online realizzata da sottoscritto, la prima in Italia, con tanti corsi divisi a livelli, dal livello base con accesso gratuito fino a livelli avanzati, armonica blues standards da studiare, possibilità di sostenere gli esami per certificare il superamento del livello, insomma tutto quello che ti può tornare utile per seguire un percorso guidato e completo all'apprendimento dell'armonica blues. E ricordate che imparare a suonare l'armonica è facile con Easy Harp. Take it easy, Harp. Ciao, saluto a tutti.